Buongiorno e prendiamo noi dalla postazione di commenti della linea dei box le redini, diciamo così, di questo 63esimo Gran Premio d'Italia, Monza, 13esima prova mondiale. Subito la linea Pepi Cereda, che sta inseguendo uno dei big, dei protagonisti di questo Gran Premio, anche se non dall'abitacolo. Sì, i piloti ormai sono già saliti in macchina, stavamo parlando con Patrese, però doveva mettersi il casco perché fra 5 minuti partirà, però siamo con Flavio Briatore, team manager della Benetton. Qui il motivo del giorno è il ritiro di Nigel Mansell, questo cambierà qualcosa per il futuro? Ma lui si è già ritirato un anno fa, credo, poi ci ha pensato un anno e adesso ha deciso cosa aveva detto, ma non credo che smetta, può essere stata una decisione emotiva, però la Formula 1 continua anche senza Nigel. Ecco, qui nei box molti sussurrano, dicono che la Williams avrebbe offerto di nuovo il posto a Riccardo Patrese, qualcuno dice che potrebbe prendere Schumacher. Ma guarda, le voci dei box sono talmente assurde certe volte che non hanno senso. Noi abbiamo Schumacher, abbiamo Patrese, non vedo perché dovremmo cambiare, anzi non cambieremo sicuramente. Grazie. Bene, avete sentito che anche la Benetton si trova in un certo senso per induzione coinvolta nella politica che ha aleggiato qui a Monza dopo le dichiarazioni di Mansell, che invece che chiarire la situazione l'ha peggiorata. Ma ne parleremo dopo. Monza, 5800 metri, velocissimi, 53 giri di gara, 307 chilometri. Mondiale deciso, lo sappiamo bene, piloti Mansell, costruttori Williams Renault, ma ancora tanto movimento perché c'è Schumacher in lotta con Patrese per la seconda posizione nel campionato del mondo e la Benetton con la McLaren per quella dei costruttori. Bene, il fatto numero uno l'avete già sentito, Mansell, adesso il fatto numero due, il via di una gara un po' nervosa, di una gara che ha parecchi temi. Il primo è la frenatona che ci sarà la prima chicane e la seconda frenatona che ci sarà la seconda chicane, quella della Roggia prima di Lesmo. 53 giri commentati da Andrea De Adamic, Guido Schittone, Pepi Cereda, lo avete appena sentito dai box, grande sforzo organizzativo e produttivo di RTI, di Fininvest e della redazione motori. Poppi Bonnici ai comandi della regia, 26 telecamere, elicottero, 4 camera car, 250 persone. Ogni punto del percorso coperto ed in alcune curve, quelle più delicate, all'americana più angolazioni per la visione di eventuali replay. Warm up questa mattina, significativo. Guido Schittone. Significativo, Nigel Mansell ha tantissima rabbia in corpo, ha annunciato il suo ritiro subito dopo il warm-up, ha ottenuto il miglior tempo in 1:24.779 davanti alla Ferrari di Jean Alesi, il quale è staccato di 1,09 secondi, ma ha dimostrato la bontà di questa vettura. 1:26.745 per il pilota francese, terzo tempo per Riccardo Patrese, qualche problema di motore per lui, 1:26.75, poi Senna, Schumacher, Brandl, Gerhard Berger, Michele Alboreto, Mika Häkkinen, JJ Leto, il duo finlandese della Lotus e della Scuderia Italia, Martini, quindi buona la prestazione nel warm-up delle due Dallara, Comà, Capelli, De Cesaris, Grujar, Gachot, Herbert, Suzuki, Butsen, Naspetti, Carl Wendlinger, Morbidelli, Gugelmin, Katayama, Van de Poel e Gabriele Tarquini, che ha percorso solo 3 giri perché ha avuto notevoli problemi ai freni. Parlavo di temi. Vedete intanto che ci sono ancora tutti i meccanici intorno alle macchine sulla partenza e proprio in questo momento diamo subito uno stacco sulla regia e poi di nuovo insieme qui sulla linea di partenza a 5 minuti dal via dalla luce verde del Gran Premio d'Italia. Di nuovo insieme da Monza per il Gran Premio d'Italia e subito uno dei protagonisti, il quinto tempo, terza fila, Gerhard Berger con dei problemi ad un minuto dal via, Pepi Cereda dai box. Gerhard Berger ha rotto il motore durante i giri di riscaldamento, alla Honda parlano proprio di rottura come nel caso di venerdì, hanno dovuto approntargli il muletto che era preparato per Ayrton Senna, però hanno terminato proprio in questo istante e Gerhard Berger dovrà partire dalla corsia dei box. Sentiamo infatti il motore che si è acceso in questo momento, si vede del resto in terza fila, guardate là davanti, Mansell, Senna, poi Alesi con il terzo tempo, subito al suo fianco Patrese e Berger, lo vedete davanti alla Ferrari di Capelli c'è un buco, manca una vettura, quindi in realtà la Ferrari di Capelli dovrebbe essere avvantaggiata al via con un spazio vuoto davanti a sé. I temi della gara, naturalmente, oltre a quelli che vi ho detto, cioè quelli delle prime frenate, avete sentito anche Senna che era preoccupato.
occupato dei primissimi giri. Vedete intanto dal camera car, che sarà uno di quelli che ci accompagnano, proprio quello di Schumacher tra l'altro, quindi ci sarà l'altra Benetton di Brandl e poi la Ferrari. Qui infatti eravamo con Alesi proprio al momento del giro di riscaldamento. Berger purtroppo dovrà partire dalla linea box, all'uscita box, quando tutto lo schieramento di partenza sarà sfilato via. Giro per riconoscere la pista, vedere se tutto è sotto controllo in vettura, macchine con il pieno di benzina quasi, anche se è una pista che non ha grandi consumi. I temi della gara, ve lo ricordo, mentre il nostro elicottero sta seguendo con queste immagini molto suggestive questo primo giro di riscaldamento. Poi fermi tutti, luce rossa dai 4 ai 7 secondi, quella verde per i 53 giri del Gran Premio. Tema della gara, motore sotto sforzo per il 75% del tempo di un giro, sempre in pieno, 75%. Grande sforzo, grande velocità, massimo numero dei giri, quindi temperature elevatissime, trazione, cambio differenziale, sempre sotto sforzo per le frenate, e ce ne sono tante, e le accelerazioni. E siamo con Schumacher proprio all'uscita della seconda di Lesmo, verso la parte che va verso la variante Ascari. Guido, una partenza quindi che vede un protagonista in sapore di Ferrari 93 che manca dallo schieramento di partenza. Peccato, Berger voleva fare una gara d'attacco. Sì, è qualche problema per Michael Schumacher, che ha un corridoio aperto alla propria sinistra, corridoio dove teoricamente si dovrebbe infilare Ivan Capelli, quindi tutta la fila di sinistra da Capelli in giù dovrebbe essere leggermente più lesta all'avvio della fila di destra. Vedremo come andrà. Peccato per Gerhard Berger, speriamo che riesca realmente a prendere la partenza dai box e chissà che non compia una grandissima impresa come quella di Jimmy Clark nel 1967. Alesi questa mattina nel warm up ha tirato fuori un secondo tempo, però in realtà sapete, nel warm up la configurazione dovrebbe essere quella da gara, cioè con prima pieno di benzina, poi con metà benzina, per valutare un compromesso di assetto e di aerodinamica giusto per tutta la gara. Se uno esce con poca benzina può fare un tempo molto migliore di quanto siano veramente le prestazioni durante il Gran Premio stesso. Da verificare quindi ai primi giri, con Alesi naturalmente combattente e forse un Capelli che in un Gran Premio d'Italia vuole fare una gara da bandiera a scacchi, forse più attento, più cauto nel gestire i 53 giri. Vi ricordo che per statistica c'è molto un grande problema di affidabilità, mentre vedete qui inquadrato Berger sulla linea di partenza dei box, la luce verde di uscita dai box, che dovrà aspettare lo sfilamento di tutto lo schieramento di partenza, quindi in realtà sarà la 26ª vettura che sfreccerà davanti alla linea di partenza dopo la luce verde. Nigel Mansell in pole position, Nigel Mansell che è apparso estremamente nervoso stamattina, non ne può più di questa Formula 1 che non gli riesce ad assicurare il posto, ma mancano pochissimi secondi al via. Lo schieramento delle 25 vetture si sta formando, ricordiamo Gerhard Berger, il neoferrarista, partirà dalla corsia ai box. Non sembrano esserci problemi, stanno giungendo sullo schieramento le ultime quattro vetture, ovvero la Venturi di Katayama, la March di Naspetti, poi la Fondmetal di Van de Poel e di Maurizio Guglielmin. Bandiera verde, tutto ok?